Il matrimonio, un tempo felice, tra l'ex Geffina e suo marito Umberto da Ponte è ormai concluso. A dichiararlo è stata proprio Gwendalina in persona su Instagram, social in cui ha voluto chiarire certe cose successe in questi ultimi mesi. Poche parole ma assolutamente esplicative della loro crisi. Le parole di, siamo separati in casa da mesi. E il fatto che questa cosa sia rimasta privata fino ad oggi è la prova di un raggiunto equilibrio familiare. Un sentimento può mutare nella forma ma rimanere buono nella sostanza, soprattutto quando ci sono di mezzo dei figli. Ma ora a rompere il silenzio è lui, Umberto da Ponte. Continua dopo le foto, gli anni che hanno trascorso insieme e Umberto da Ponte sono stati ben 6, coronati 2 splendidi figli. Ma adesso il loro matrimonio non può più continuare, pur vivendo sotto lo stesso tetto per il bene dei bambini. Da fuori però sembrava che la loro storia procedesse a gonfie vele e che i due fossero innamoratissimi. Per fare un esempio, lo scorso San Valentino i due erano apparsi insieme sui social. Ma ora a rompere il silenzio è lui, Umberto da Ponte. Continua dopo le foto, le parole di Umberto da Ponte sul matrimonio finito con. Non devo chiedere scusa a nessuno. L'unica persona a cui devo chiedere scusa è mia moglie, per alcuni comportamenti sbagliati che ho avuto. Sono una persona innamoratissima di Gwendalina, quindi faccio di tutto pur di riconquistarla. Poi è normale che abbiamo dei periodi in cui non stiamo bene, periodi in cui siamo separati, come può capitare a tutte le coppie. Continua dopo le foto, l'obiettivo per Umberto è quello di riconquistare il suo cuore. Insieme hanno 2 figli, Clevi e Salvatore. Per entrambi la serenità dei bambini è tutto, a maggior ragione in questo momento di crisi e per il loro bene stanno cercando di stare sereni. Spera con tutto se stesso di recuperare il rapporto con la moglie e di cambiare, sperando in un lieto fine. Pubblicato il 12 marzo 2021 alle ore 11:19. Ultima modifica il 12 marzo 2021 alle ore 11:19.